complimenti alla fondazione, perché avete asportato un tumore da 12 kg e mezzo. 12 kg e mezzo. No, io sto parlando, scusi, non avevo il microfono, come istituzione, come ospedale, 12 kg e mezzo a una donna di 37 anni. Prima però voglio andare dal dottor Carlo Canosa anche per parlare un po' di questo ospedale giovane, tanto che lascio il diploma. Fondazione di ricerca e cura giovane, 1995, Papa Giovanni Paolo II ha posato la prima pietra. 2002, se c'è il microfono se non si sente, l'attività è iniziata nel 2002, quindi avete una quindicina d'anni di attività. Nel 2002 e poi nel 2004 abbiamo iniziato insieme con Carlo l'attività di cardiochirurgia e poi io sono tornato in Abruzzo, che è rimasto, e dopodiché ci siamo ricongiunti recentemente dal luglio 2005, e quindi abbiamo ripreso questo progetto che devo dire che nell'ambito di breve tempo sta portando dei risultati importanti sia dal punto di vista degli esiti, che è il motivo per il quale diciamo riceviamo oggi il premio, e sia per quanto riguarda proprio il complesso della migrazione di pazienti che noi riusciamo a curare, mantenendo come principale obiettivo, questo è ovvio, però noi ci teniamo in maniera particolare una qualità eccelsa nella cura dei pazienti e nell'individuare soprattutto per ogni paziente la giusta strategia chirurgica. Allora, valuta dottor De Filippo, ci parla di questa Heart Team, questa squadra del cuore, no? Specializzata tra l'altro anche in terapie ibride, mi deve spiegare che cosa sono, si parla di motori ibridi oggi. Continuiamo a andare dietro, ci andiamo un po' più avanti. Prego. Un po' ne abbiamo sentito parlare anche dai colleghi e simili che mi hanno preceduto, cioè la tecnologia, oggi la tecnologia gioca un ruolo importantissimo nella cura di tutti i pazienti, in tutte le branche, insomma, e soprattutto c'è la tecnologia che continua a cambiare in continuazione. Prima, io ricordo, insomma, non sono più tanto giovane, ma i cambiamenti avvenivano in 5, 6, 7 anni, adesso cambiamenti continui avvengono nel giro di un anno, due anni, trovi soluzioni completamente diverse a problemi sempre più complessi e sempre più particolari. Cosa facciamo noi? Noi abbiamo un gruppo di lavoro che voglio sottolineare, anche il fatto che noi qui siamo in due, c'è tanta gente. C'è la clac, no, è più che una clac, è un gruppo che si è trovato insieme da sempre, perché molti di noi tra l'altro hanno avuto la fortuna di studiare insieme. Io con lui ho fatto il collegio, come diceva il rettore, siamo stati a Roma, abbiamo frequentato il collegio, abbiamo studiato insieme, e quindi per noi è anche semplice lavorare insieme, no? Oggi è bene lavorare in gruppo, ma il gruppo spesso ha difficoltà a parlare, però noi siamo facilitati perché lo facciamo da sempre, ci conosciamo da ormai quasi 30 anni, e questo non è facile, è stata una specie di coincidenza strana che ci ha portato tutti insieme, addirittura ci sono 5-6 persone che sono state nello stesso collegio, cioè noi sono 30 anni che stiamo insieme, quindi per noi la mattina fare una team, che poi è la sua domanda, il paziente complesso, perché oggi l'età avanzata ha portato pazienti estremamente complessi, e noi insieme a tanti professionisti che sono chirurghi vascolari, cardiologi interventisti, elettrofisiologi, fisioterapisti, infermieri,
diciamo, discutiamo con questi pazienti e scegliamo per loro una customizzazione, cioè un intervento cucito su misura, che appunto è permesso oggi dall'utilizzo di queste tecnologie. Certo. È vero che la nostra struttura, che ringrazio perché in queste cose è importante, sono anche importanti gli investimenti, perché queste tecnologie costano tanto, quindi per farle bisogna che ci siano anche delle persone illuminate che ti seguono in questo percorso, e noi fortunatamente le abbiamo incontrate. Siete specialisti soprattutto negli interventi di bypass coronari. Diciamo che il premio di oggi riguarda questo. Facciamo diversi interventi e i risultati di questo bypass autocoronario sono particolarmente elevati. Però facciamo tanti interventi, siamo in contatto con diverse università internazionali. Per esempio, settimana prossima noi faremo un impianto mondiale di un particolare device nella rivascolarizzazione periferica con un gruppo israeliano che voi sapete essere oggi il centro della tecnologia, un po' è lì che si produce tecnologia nuova e importante che sta cambiando un po' anche la storia della medicina, e noi faremo il primo impianto in Europa di questa, che verranno da noi per fare